I discepoli hanno bisogno della spiegazione della parabola. Non riescono a capire da soli il significato. Molto spesso abbiamo bisogno di una guida che ci possa aiutare a capire. In questo caso Gesù è colui che spiega per arrivare alla verità. Questa parabola è molto forte da accettare. È questo uno dei motivi che spinge i discepoli a capirla meglio. Infatti si parla del giorno finale, alla fine dei tempi, in cui tutto avrà un compimento. La distinzione tra zizzania e seme buono è qualcosa che ci fa paura, ci terrorizza, perché solo i giusti vedranno la gloria di Dio. Anche i discepoli hanno paura e vogliono capire meglio il significato. Seppure il significato sembra avere un'accezione negativa su chi cada nella fornace ardente, la nostra direzione deve essere quella della gloria di Dio. Non è un messaggio di giudizio o di condanna, ma è un messaggio di speranza, perché chi segue Dio va incontro alla salvezza. Gesù, come una guida, ci mostra la strada e ci chiede di seguirlo. Allora fidiamoci di Lui e seguiamo la strada verso il Regno, attraverso la sua sequela ed essere il seme buono che rende fecondo il campo. Buona giornata a tutti!